Amici di Ant, buonasera. Siamo a trovare un amico che è giustamente produttore di vino, la cantina Strappelli. Buonasera Guido. Buonasera, buonasera a voi. Abbiamo promesso che saremmo venuti dopo la vendemmia, eccoci qua per sapere questa del 2022 come è andata, Guido. Beh, l'annata 2022 l'abbiamo terminata già da una settimana. Possiamo dire che il bilancio è stato assolutamente positivo. Abbiamo avuto una buonissima annata, abbiamo dei vini bianchi e cerasuoli molto dritti, molto lineari, con diciamo un buon equilibrio fra l'acidità e l'alcol. Un pochettino più diciamo strutturati sono i vini rossi. Abbiamo avuto una stagione molto calda, questo è il motivo per cui insomma i vini rossi sono più strutturati. Ecco, ti chiedo, facendo un paragone con lo scorso anno, con due anni fa, c'è stato un crescendo oppure c'è stato meno però maggiore qualità? No, c'è stato quest'anno un buon rapporto tra la qualità e la quantità, questo sicuramente. Abbiamo avuto insomma un'annata un pochettino particolare perché tra diciamo il periodo di inizi di giugno fino a luglio, anche maggio, è stata un'annata molto calda come ci ricordiamo, e quindi si pensava che in quel periodo poteva essere un'annata un pochettino compromessa. Poi abbiamo avuto come una bella pioggia nel periodo di agosto, la prima settimana di agosto, che ha messo un po' tutto in equilibrio insomma lo stato vegetativo della pianta, quindi siamo riusciti a fare veramente un'ottima annata. Ecco, i vini di nicchia, perché la tua cantina Strappelli, vino biologico, è abbastanza famoso, non solo qui in Abruzzo, hai un'eccellenza maggiore per il bianco, per il rosso, per il rosato, oppure cerchi di essere un po' equo con tutti? No, diciamo che questa è una bellissima zona e si producono dei grandi vini rossi, è una collina molto aperta, quindi molto soleggiata, quindi diciamo che è più vocata per il vino rosso. Naturalmente facciamo anche dei buoni bianchi autoctoni come il pecorino, la malvasia, la passerina, insomma, e anche questi sono dei vini molto, molto buoni e molto apprezzati. Guido, io ti ringrazio e quindi buon 2022-2023 e che poi giustamente ci risentiremo in futuro per vedere sempre se l'andamento, visto che il vino attualmente è una delle poche cose che ancora si gradisce a tavola, può andare per la maggiore. Grazie Guido. Grazie, grazie anche a voi.